Al di fuori dell'ospedale, purtroppo, la situazione generale è peggiorata, nel senso che la guerra è diventata un fatto cronico in cui diciamo, è una guerra che nessuno può vincere, perché da una parte lo Stato afghano non riesce, non ha quella potenza d'urto necessaria per impadronirsi del paese. Il paese è comunque difficile da controllare e dall'altra c'è questo, chiamiamoli talibani, ma non siamo più neanche più sicuri di chi sia questa gente qua, che cercano di conquistano una parte, rimangono lì, poi avanzano, poi arretrano, e questa storia sta andando avanti da 15 anni, praticamente da dopo l'11 settembre. La gente non ha più una vera speranza che questo finisca, mentre nel 2003 da un lato sembravano più turbati, perché era una cosa relativamente nuova, no? L'Afghanistan non è un paese dove è mai stato in pace, però hanno raggiunto, loro hanno in dei periodi, soprattutto quando c'erano i russi e quando c'erano i talibani, dicono loro, ci sono stati dei momenti in cui c'è stato un controllo del paese. Questo periodo è finito, l'Afghanistan dal 2001 è completamente fuori controllo. Di Karzai dicevano che faceva il sindaco di Kabul più che il presidente della Repubblica. Adesso non è cambiata la situazione, anzi, direi che è peggiorata. Poi un'altra cosa che è cambiata è questo fatto degli attentati suicidi, no? Mi ricordo qualche anno fa mi dicevano che quando gli attentati suicidi non c'erano qui, c'erano in altre parti del mondo, e loro mi dicevano: ma qui non ci saranno mai gli attentati suicidi, perché non è nella mentalità di un afghano fare queste cose, cioè farsi saltare per fare vittime innocenti, e mi dicevano: non è neanche nella mentalità dell'afghano uccidere degli stranieri, perché comunque, diciamo, l'ospitalità è sacra, chi viene sul tuo nel tuo paese è un ospite, quindi è sacro. Adesso loro mi dicono: beh, ma non erano afghani i suicidi, erano pakistani, anche contro l'evidenza, anche se c'è scritto sul giornale che erano afghani. Anche quello che sul treno in Germania che ha assaltato con l'accetta giorno dopo, ho detto: ma non era afghano, era pakistano. In genere se la prendono quei pakistani, non possono ammettere che nel loro paese succeda una cosa del genere. E questa, diciamo, questi sono i cambiamenti che ho visto io. Credo che sia anche un buon punto di vista questo ospedale, anche senza uscire, comunque non ci dobbiamo andare a cercare noi le storie arrivano qui, se abbiamo voglia di sentirle.